dannato marchingegno si sta surriscaldando di nuovo. Due guardie in piedi vicino a un pulsante d'allarme. Ho lasciato il cofano aperto per far raffreddare il motore. Dopo fagli dare un'occhiata da un tecnico. Se voglio superarle, avrò bisogno di un diversivo. Questo potrebbe attirare la loro attenzione. Che diavolo è stato? Chiusa, tanto per cambiare. Vediamo cosa ne dice il Remora. Beh, correrò il rischio. Indietro. Buonasera. Buonasera. Sei qui per l'ultimo turno? Sì. Ah, divertiti. Salve, potete dirmi dove... Dov'è il tuo copricapo? Cosa? Io... Controlla il manuale delle regole, pagina 56, sezione 4, sottosezione J. Tutti i tecnici devono indossare il proprio copricapo quando sono in servizio. Lo so, è solo che io... Non mi piacciono questi atteggiamenti, stai attento. Opzione 3. Trova altro su K. Indietro. Livello Omega. È lì che deve essere Nagaroff. Indietro. Indietro. Sembra una botola d'accesso. Se spingessi con forza, forse riuscirei a rimuovere la copertura. Cosa credi di fare? Manutenzione. Manutenzione? Del mio laboratorio dei test? Nessuno mi ha detto niente. Se sei davvero un tecnico della manutenzione, allora provalo. Mostrami il tuo tesserino. L'ho lasciato nell'altra tuta. Mostramelo. O spedirò il tuo sedere dritto dritto dalle guardie, chiaro? Certo, subito. Vado subito a prendere il mio tesserino. Devo trovare un tesserino di riconoscimento. E in fretta. Salve. Per favore, sbrigati, ho molto da fare. Sai cosa è successo a livello K? Non proprio, ma le cose si stanno mettendo male là sotto. Hanno mandato i minibot a fare pulizia. Minibot? Esatto. Mi sorprenderebbe sapere che qualcuno è rimasto ancora vivo. Sembra che i minibot appartengano al programma Elimina e Distruggi.
Se ho l'intenzione di raggiungere il livello K, devo procedere con molta cautela. Non voglio disturbarti oltre. Grazie. Non credo che riuscirò a intervenire sui controlli della console. Almeno, non senza far irritare quei tecnici. Il cartello dice off-limits, in applicazione della norma 875-C. O questa porta è bloccata, o il pulsante è rotto. Interessante. Il pannello ha una porta di connessione a infrarossi. Chiedo scusa. Che c'è? Che cos'è la norma 875-C? Scoprilo da solo. Maledetti tecnici. Dove la trovano questa gente? Collegamento IR. File PV843. Credo di dover trovare quel file. Indietro. Salve. Buongiorno. Che mi puoi dire della norma 875-C? È una regola di sicurezza, ma è utilizzata per insabbiare gli incidenti, se mi capisci. Capisco. Ho sentito che ci sono stati dei guai a livello K. Sì, a quanto pare le fiamme hanno distrutto uno dei progetti di ricerca. Ho sentito che ci sono stati dei morti, ma ci tengono all'oscuro di tutto, come al solito. Chiedo scusa. Non risponde. Deve essere di cattivo umore. Opzione 1. Cerca file numero 843. Indietro. Indietro. Opzione 2. ID porta X-4A. Sì. Indietro. Indietro. Che cosa stavi armeggiando laggiù? Io? Niente. Se ti rivedo un'altra volta sono affari tuoi. Voglio vedere dei miglioramenti nel tuo comportamento. E ora che mi ci fai pensare, ricordati il tesserino. Più bisogno del pass.
ho trovato il mio tesserino di riconoscimento. Guarda. Cosa vuoi? Un premio? Tecnico della manutenzione? Il più scadente mai visto. Puoi dare un'occhiata all'ascensore mentre sei qui? Oh, grazie tante. Posso accedere al pozzo dell'ascensore. E adesso? Per scendere avrò bisogno di una fune. Un gancio saldamente fissato alla parete. Ehi tu, questo è davvero troppo. Fammi vedere il tuo tesserino. Certo, ecco qua. Dovrebbe essere tutto a posto. Sì, d'accordo. Puoi occuparti dei tuoi affari. Questo dovrebbe funzionare. Dei massicci tubi in cui scorre qualche liquido. Emanano anche un gran calore. Un gancio saldamente fissato alla parete. Una centralina elettrica. Collegamento IR. Utilizza il software Belzebù. Indietro. Thank you.
Così questo è il livello K. Che sta succedendo qua giù? Magazzino delle armi principale. Pensavo di essere solo qua giù. Sembra un portatile. Sì, diamoci dentro. Leggi la prima email. Otto, quattro, sette, due. Ricordati, John. Leggi la seconda email. Indietro. Indietro. Arte contemporanea. O la capisci o non la capisci.
essere successo qualcosa di serio qua giù. Beh, non c'è nient'altro. Sarebbe dovuta andare diversamente. Essere successo qualcosa di serio qua giù. Beh, non c'è nient'altro che la vodka? Un detonatore. Fantastico. Immagino che possa essermi utile.